Ragazze, dunque, abbandonando il mese di novembre dell'anno 2014, possiamo dire anche che abbandoniamo definitivamente questo anno, in quanto nel mese di dicembre sì, ci fu un'uscita per la linea X, nella fattispecie venne rilasciato l'ultimo cavaliere d'oro, ovvero Camus dell'Acquario. Dunque, di questo mit, e questo lo dico con cognizione di causa, è già presente una sua recensione sul canale. Perché ricordo che registrai anche per questo meet una nuova video recensione e quindi la trovate appunto nell'apposita cartella. Dunque, saltiamo questo mese, usciamo dall'anno 2014 e entriamo nell'anno 2015, dove qui saltiamo anche il mese di troppi disturbi esterni quando si vive in città, troppi. Comunque, proseguendo, ovviamente essendo l'ultimo video, questo tutto liscio non poteva andare. Comunque, saltiamo il mese di gennaio perché non ci fu nessuna uscita per entrambe le linee e arriviamo così nel mese di febbraio dove vi fu un'unica uscita. Come da titolo parliamo di Caronte della Cheronte. Dunque, insieme a Farao, visto nel video precedente, credo che siano due spettri veramente straordinari. Ma tutti questi dettagli, come sempre, analizziamo insieme andando a guardare la sua recensione. Prego! E dunque ragazzi, dopo aver analizzato lo splendido totem della Sfinge, no, di Farao, andiamo insieme ad analizzare anche questo ennesimo splendido totem di Caronte della Cheronte. Dunque, anche in questo caso abbiamo una fase di montaggio veramente molto facile perché abbiamo qui come totem una struttura che raffigura un corpo, di conseguenza il montaggio della supplice. È lo stesso montaggio che bisognerà poi effettuare per montare il mit dopo. Le uniche differenze che ci sono tra la vestizione del totem e la vestizione poi del mit riguarda solo due dettagli. Il primo dettaglio riguarda la parte anteriore del gonnellino, in quanto è composto da due frange. Ecco, la frangia destra andrà staccata, bisognerà inserire un ennesimo gancio, simile a quello utilizzato per il montaggio del totem di Crisaure. E poi andrà attaccata a questo gancio la stessa parte destra del gonnellino. Questo perché permetterà questo gancio alla frangia stessa di potersi alzare a motivo appunto della postura della gamba destra accavallata sulla sinistra.
L'altro dettaglio riguarda invece le ali o quella sorta di ali che su Nitan erano montate su questi penni che vediamo qui dietro alla schiena. Qui invece vanno alloggiate all'interno della barchetta. Per quanto riguarda la barchetta è un unico pezzo, quindi non va divisa, non va smontata, niente di tutto questo. E poi abbiamo il remo che anziché essere posizionato in una delle mani del totem va appoggiata nell'incurvatura del braccio, quindi del gomito. Il risultato finale, secondo i miei gusti, è un qualcosa di veramente molto bello, di altissima qualità e molto dettagliato. Molto facile nella sua fase di montaggio, come vi dicevo prima, quindi anche tutti i pezzi si incastrano bene, non ci sono assolutamente difficoltà, quindi anche questo totem rientra nella categoria delle mie surplici preferite. E come ho detto più volte, per chi ha la possibilità di poter fare il 2x, ecco, esporre anche questo totem insieme a quelli già analizzati andrà ad arricchire in bellezza e non solo la propria collezione per quanto riguarda appunto il ripiano destinato alla saga di Ade. Ragazzi, io non ho altro da aggiungere, ovviamente consiglio caldamente l'acquisto di questo Nit anche a chi non l'ha mai posseduto, ma neanche una copia, quindi fateci un pensierino. Detto questo, io non ho altro da aggiungere, direi che possiamo passare anche ad analizzare proprio il Nit di Caronte. Passando adesso ad analizzare proprio il Nit di Caronte, io devo dire che questo personaggio nell'anima a me diverte tantissimo, così come diverte anche Damian del Corvo, perché sono personaggi, per quanto anche brutti, però simpatici. Restando però sull'argomento Caronte della Cheronte, e iniziando come sempre dall'aspetto estetico, come vi ho appena mostrato, abbiamo per questo Nit diciamo due teste di dotazione. La prima è quella completa, quindi con tutto il volto e tutta la capigliatura, e ovviamente anche in questo caso la fedeltà con la controparte animata è veramente altissima, però con quella testa non è possibile poter utilizzare l'elmo. Per poter utilizzare l'elmo bisognerà togliere via proprio tutta la testa completa e inserire una seconda testa composta unicamente da una struttura centrale, ovviamente. Il volto comprende unicamente il naso e la bocca, quindi la parte che vediamo uscire dall'elmo, e andrà agganciata anche ovviamente alla capigliatura posteriore. Così facendo è possibile poi poter inserire l'elmo sulla testa e quindi completare la vestizione totale del Nit. Per quanto riguarda invece la sua surplice, e restando ancora sulla parte della testa, come non menzionare per primo il suo elmo, fedelissimo all'anime, grande il giusto, ovviamente calza perfettamente a questa testa, e anche questo è un particolare della surplice di altissima fedeltà con la controparte animata. Per quanto riguarda invece tutta questa parte, dunque, anche questa surplice è composta
maggiormente da metallo. Abbiamo come plastica il busto inferiore, come per tutti i Meat, le placchette per i dorsi delle mani, l'elmo, le ali sul retro e ovviamente il suo remo. In effetti anche queste finte maniche che vediamo sui bracciali sono in plastica, poi tutto il resto è tutto in metallo. Dunque, come vi dicevo, abbiamo un busto inferiore in plastica, un busto superiore in metallo, una pettorina molto grande, anche questa in metallo. Abbiamo poi i due coprispalla. Purtroppo anche in questo caso non è possibile poter ribaltare i coprispalla all'indietro per poter alzare totalmente le braccia. Questo a motivo del fatto che, essendo un'armatura molto simile a una veste di un jolly, ecco, abbiamo queste chiamiamole frange che ovviamente vanno ad urtare anche poi sul retro della schiena. Ciononostante, però, possono essere alzate un po' di più. Abbiamo una buona libertà di movimento perché sono comunque curve, quindi le braccia possono essere posizionate per le pose più dinamiche, e quindi trovo perfetto anche questo dettaglio. Il gonnellino è composto, diciamo sì, da quattro parti laterali, con la particolarità, come vi dicevo prima nello step precedente, che la parte anteriore è divisa in due parti, questo per poter permettere non solo la posa del totem, ma anche per dare una maggiore posabilità alle gambe di Caronte. Per quanto riguarda invece la parte bassa, oltre all'altissima fedeltà collanime, anche per quanto riguarda questa parte della surplice, abbiamo solo due pezzi per ogni gamba, quindi copricosce e schinieri, tutti i pezzi in metallo. Gli schinieri sono di un unico pezzo, quindi non sono divisi in parte alta in metallo e parte bassa in plastica, no? La plastica è totalmente assente anche per quanto riguarda questa parte della surplice. E in ultimo abbiamo i piedi. Tante volte in diverse recensioni, tipo Libra della linea classica o Scorpio di Soul of Gold, ecco, ho citato come paragone piede in stile jolly. Qui finalmente abbiamo i piedi da jolly con tanto di pompon sulle punte, ma anche questi sono fedelissimi alla controparte animata. E avviandoci verso la fine anche di questa ennesima recensione, come sempre andiamo a vedere gli ultimi dettagli anche per quanto riguarda Caronte. Dunque, abbiamo un corpo di ultima generazione per quegli anni, anche per questo Meat, quindi con più punti di snodo. La colorazione del corpo è di un colore tra un bordeaux molto intenso e un marrone bruciato, ma in effetti anche questa colorazione è fedelissima, come vediamo poi il corpo, no? Proprio di Caronte negli episodi di Ade. Per quanto riguarda posabilità e stabilità, anche qui due dettagli molto buoni, con il piccolo problema, tra virgolette, della posabilità delle braccia, come vi dicevo prima, ma a differenza invece di quanto è accaduto con il Meat di Lune, ecco, qui già abbiamo un fattore posabilità delle braccia più elevato, nonostante coprispalla non possono essere ribaltati all'indietro. I pompon, in effetti, li chiamo così, ma chiamiamolo anche piccole sfere, non sono presenti solo sui piedi, ovviamente, ma le troviamo anche ad altezza delle ginocchiere, così come sui bracciali, sui coprispalla, ovviamente. Su questi due spuntoni dell'elmo e sul gonnellino. Per quanto riguarda invece il suo remo, è un pezzo unico, quindi non si divide neanche questo pezzo. E per quanto riguarda anche la fedeltà della colorazione della surplice con l'anime, anche questo dettaglio è fedelissimo, anche se è una colorazione abbastanza scura, perché parliamo di un nero con diverse sfumature di viola, ma è fedelissima, ripeto, a ciò che ci è stato mostrato nella serie animata. Dunque, analizzati anche gli ultimi dettagli di Caronte, concludo questa recensione ribadendo ciò che già ho detto prima, ovvero che trovo questo Meat veramente fantastico sotto ogni punto di vista, al pari di Papillon e di Pharaoh, ovviamente Meat arrivati prima di Caronte, per bellezza, per altissima qualità e soprattutto per altissima fedeltà con l'anime. Quindi, ragazzi, veramente un Meat super super consigliato, e che rientra ovviamente anche il Meat, quindi non solo il totem, nella categoria dei miei Meat preferiti. Vi cito gli extra che troviamo in questa confezione, che ne sono pochi, ovvero abbiamo tre paia di mani, abbiamo due set di placchette per le mani e
due volti, uno completo, quindi di volto e capigliatura, l'altro che invece serve per poter utilizzare l'elmo, come già spiegato. Detto questo, concludo anche questa parte del video, vado a sistemare anche Caronte in vetrina e vi rimando come sempre all'ultima parte. E dunque ragazzi, eccoci insieme anche in questa ultima parte del video, di questo ultimo video. Dunque, dire o commentare ancora il mit? No, assolutamente no. Però per quanto riguarda gli extra che troviamo nella sua confezione, ecco, posso dire che potevano anche aggiungere un volto statico, quindi a bocca chiusa ma completo, oltre a quello là completo ma sempre a bocca aperta, come ve l'ho mostrato nel video. Anche se devo dire che comunque a me piace così, perché è così che lo si vede sommariamente nell'anime. Però ecco, come altro extra avrebbero potuto inserirlo. Dopodiché, come già vi ho detto in diverse occasioni, questi tre Specter, quindi Papillon, Caronte e Pharaoh, per essere mit della linea classica sono veramente ottimi sotto ogni punto di vista, quindi chi ancora non ha valutato l'idea di acquistarli, ecco, vi suggerisco di farci un pensierino, ovviamente se sono mit che rientrano nelle vostre preferenze. Detto questo, io non ho altro da aggiungere, posso anche riporre la confezione nel proprio brown box. Dunque, come vi ho detto dall'inizio di questo video, siamo arrivati alla fine del nostro peregrinare attraverso gli anni e i mesi dal 2003 fino ad oggi, perché in effetti dopo il mese di febbraio del 2015, quindi quando venne rilasciato appunto Caronte, per tornare a parlare della linea classica, in quell'anno abbiamo dovuto attendere l'arrivo del mese di dicembre per poter aggiungere un ennesimo silver alla stessa casta, quindi mi riferisco a Tramisa Gitta. Mit recensito, la sua recensione giace nell'apposita cartella. Entrando poi nell'anno 2016, l'unico mit che viene rilasciato per la linea classica fu Leo Odin. Anche di questo mit trovate il video monologo nell'apposita cartella. Quindi poi dal marzo 2016 siamo arrivati fino a luglio di quest'anno, quindi 2017, per poter aggiungere un ennesimo Specter alla stessa casta, quindi parlo volume. Dunque, come vedete, in tre anni, tre uscite. Per quanto riguarda la linea X, stesso discorso, vi ho raccontato la storia di tutti gli X rilasciati fino a questo momento. Con la linea X comunque continueremo ad andare avanti, perché ci saranno altre uscite, non ultima quella di Camus Surplice, che mi arriverà a giugno. Quindi gli unici mit di cui non vi ho parlato sono Yoce, perché non li colleziono, ma comunque vi ho accennato delle varie uscite per entrambe le caste nei vari video. Insomma ragazzi, io sono arrivato al capolinea e con me anche voi, perché ovviamente ho avuto la costanza di seguire tutta la cronistoria. Dunque, questo è l'ultimo video per la cronistoria, ma non è l'ultimo video che faccio, quindi questo non è assolutamente un addio. Anzi, a tal proposito volevo condividere con voi questa cosa, nel senso che da questo momento vorrei iniziare anche a dedicarmi alla registrazione di altre tipologie di video, nella fattispecie video tag, perché sono video che a me divertono tantissimo. E vorrei iniziare da quello più comune, quindi quello più conosciuto, ovvero a domanda rispondo, anche se poi cambierò il titolo. Quindi per fare questo, per realizzare questo video, ovviamente ho bisogno di voi, delle vostre domande. Preferirei che le vostre domande mi venissero inviate, scritte, postate, però in sede privata, quindi utilizzate messaggi di YouTube se volete come forma privata, o messenger di Facebook, per chi già ha anche il mio contatto di WhatsApp, Instagram, insomma. Modi per poter arrivare a me ce ne sono, anche volendo cliccare sulle varie icone che trovate sulla grafica del canale. Detto questo, io vi saluto, chiudo questa parte del video, altrimenti mi diventa più lunga della recensione stessa. Dunque ragazzi, grazie veramente di cuore a tutti, aspetto le vostre domande. Nel momento in cui posterò questo video lascerò trascorrere una decina di giorni, proprio per consentire a tutti che guarderanno appunto questo video di potermi inviare le proprie domande, se vorranno, se vorrete. E niente, dunque grazie ancora a tutti quanti, e nulla, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ragazze.